d'autore Kevin Spacey, Twitter diritti d'autore Getty Images diritti d'autore Getty Images diritti d'autore Getty Images Netflix ha rilasciato un breve filmato della sesta stagione. L'ultima per la serie culto, stravolta dallo scandalo sessuale e dalle accuse rivolte al suo Frank Underwood. Nel teaser è Claire Underwood la nuova protagonista nella degli Oscar, pervasa dal sostegno alle donne e all'inclusione. Vedi discorso di Frances McDormand, Netflix ha voluto rilasciare un breve trailer di House of Cards. Il primo senza Kevin Spacey, spazzato via dallo scandalo sessuale che ha travolto l'America, e lì rimpiazzato da Robbie Wright. Bionda, austera, la Claire Underwood di Netflix è ripresa al centro dello studio ovale, in piedi dietro la scrivania un tempo appartenuta al marito. «Abbiamo appena cominciato», mormora alla telecamera, le mani appoggiate al tavolo del, gli occhi rivolti verso un futuro senza data né specifiche. Top Stories benché Netflix si sia deciso a diramare il filmato, confermando con ciò l'elezione della Underwood a presidente degli Stati Uniti, nulla ha detto riguardo le tempistiche che porteranno House of Cards 6 sulla piattaforma streaming. La serie, al suo atto finale, fare capolino online l'autunno prossimo, portando con sé ulteriori novità. Al cast, dove Constance Zimmer è stata riconfermata nel ruolo della giornalista Janine Skorsky, dovrebbero unirsi Cody Fern, Diane Lane e Greg Kinnear. Ma le riprese sono appena cominciate, e la strada, la lunga strada con la quale soppiantare Kevin Spacey, portando il pubblico a ignorarne l'ingombrante assenza, è lunga e faticosa. From Social.